Eccoci qua di nuovo. Eccoti, ciao Roberto. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, sì. Aspettiamo un po' che arrivano tutti i nostri amici. Erano Sì. 29, non so se si uniranno tutti e 29 insieme, ma adesso siamo arrivati a quota 8, per cui Vediamo, ogni vediamo. giorno siamo già a 10 in realtà. Per cui eccoci di nuovo qui in diretta su Bridges of Light. E abbiamo un ospite oggi che voglio presentarvi, si chiama Roberto Landi, è qui in diretta, lo vedete tutti quanti. E, Roberto, ciao, mentre aspettiamo che gli altri Ciao. arrivino, raccontaci un po' della tua storia. Prima di tutto ti volevo ringraziare, insomma, per questa possibilità, perché poi è andata tutta all'ultimo momento, così in pochissimo, no? Ci siamo parlati, è stato tutto molto, molto veloce, ma quando sappiamo che quando si è un po' nel sentire e poi si segue il flusso, tutto avviene con molta facilità, no? Questo. Assolutamente. E allora, per quanto mi riguarda la via, come già ti ho spiegato, per quanto mi riguarda la via dell'energia cristica, perché qualche anno fa, 5 anni fa, in realtà tra poco festeggio perché a giugno è accaduto, ed è accaduto proprio il 21 giugno di 5 anni fa, c'è stato questo mio risveglio rispetto a questo tipo di via. Perché 5 anni fa si è manifestato a me lo Spirito Santo, ha iniziato a raccontarmi delle cose e poi soprattutto a fare delle cose sul mio cuore. E da quel momento in poi, diciamo, ho seguito un po' questa spinta ricevuta attraverso questa manifestazione. Da quel momento in poi ho cambiato anche radicalmente la mia vita, perché per 20 anni ho lavorato in un'azienda di software, gli ultimi 15 anni facevo il manager e questo mi ha dato la possibilità, insomma, di girare tutto il mondo. Non a caso, come dico sempre, il padre ha scelto, proprio perché forse era un po' di testa dura, di mandarmi a lavorare attraverso la mia azienda proprio 5 anni fa in Palestina. Quindi l'ultimo progetto che ho seguito per quanto mi riguarda quell'azienda dove lavoravo è stato proprio in Palestina. E proprio sono stato lì 3 volte. Dopo questa terza volta, dopo circa poco meno di un mese, è avvenuto quello che è avvenuto. Era giugno e a settembre poi ho scelto di cambiare un po' la direzione della mia vita. Quindi ho lasciato il lavoro che facevo per dedicarmi completamente a tutto quanto questo. In realtà, ecco, è stato molto semplice per me, nel senso, la direzione era talmente forte, talmente un qualcosa che sentivo profondamente dentro di me che, diciamo, ho seguito quel tipo di spinta ricevuta, no? Anche se poi per il resto, diciamo, chi era intorno a me non ha compreso molto bene quello che stava avvenendo, no? Perché puoi immaginare lasciare un lavoro comunque di un certo tipo per non si sa che cosa, è stato un po' tutto, per chi era intorno a me, è stato anche molto forte come tipo di situazione. Anche per quanto mi riguarda, la spinta è stata molto forte, però ecco, era ancora molto nella mente, perché ho ricevuto tutto quanto questo, ma la mente era ancora molto, molto presente nella mia vita. E quindi per un pochino c'è stata una sorta di, come dire, di combattimento fra la parte più razionale e invece questo sentire che mi spingeva, perché dentro di me sentivo questa grande felicità, questa possibilità di esprimere Roberto poi in realtà, no? Perché sappiamo poi che quando seguiamo il nostro sentire, semplicemente siamo sperimentando e stiamo manifestando ciò che noi siamo, no? Quindi questa. Assolutamente. Roberto, ci vuoi raccontare un po' quello che tu fai per risvegliare le coscienze delle persone? Sì, Come le sì, sì. aiuti? Quello che faccio è, prima di tutto, condividere questo tipo di energia, quindi l'energia cristica. Perché, diciamo, mi è stata donata questa possibilità perché il mio cuore è collegato direttamente al cuore del Logos e posso manifestare, diciamo, in maniera molto, molto presente questo tipo di energia. Sappiamo che è presente in tutti quanti noi, però ecco, quello che viene fatto attraverso questo passaggio dell'energia è proprio andare a risvegliare il cuore, prima di tutto, ok? Per risvegliare tutto quanto questo. Diciamo che la via dell'energia cristica, il suo compito è proprio il risveglio, quindi il risveglio della coscienza cristica nel cuore delle persone. E
Guarda, per tanto tempo continuavo ad affermare, no? Quando facevo le mie cose, i miei seminari, i miei incontri, continuavo ad affermare che l'energia cristica era la frequenza, no? Più alta che si poteva incontrare, no? E quindi per tanto tempo facevo questa affermazione, poi a un certo momento c'è stato un anno fa circa, un mio amico che viene agli incontri, insomma, di Roma, che si chiama Alessandro, che è un esperto in radionica, quindi mi ha detto: ma scusa, perché non proviamo in qualche modo a fare misurazioni rispetto a quello che tu affermi da tanto tempo, no? Diciamo, forse tu lo sai sicuramente che le frequenze sottili vengono misurate attraverso la scala Bowie, attraverso il pendolo, e quindi abbiamo iniziato a fare queste misurazioni e abbiamo immediatamente visto che nell'effettivo quel tipo di affermazione è un'affermazione molto veritiera. Perché ecco, la prima prova che abbiamo fatto con dei cristalli, un cristallo di rocca che aveva una frequenza di, adesso non mi ricordo, 60-70 mila, è andata a finire a più di 20 milioni. Quindi diciamo che appena viene toccato, si viene toccati attraverso questa frequenza, si inizia, sappiamo, no, che tutto, ogni cosa è frequenza, quindi si va in osmosi, andando in osmosi con la frequenza dell'energia cristica si viene portati a vibrare molto più velocemente. E questa vibrazione, questo innalzamento di vibrazione è quello che poi va a fare il lavoro in realtà. Poi nei miei seminari quello che faccio è condividere le esperienze che vengo portato a toccare in prima persona. Diciamo, mi capita molto spesso di avere a che fare con frequenze di vario tipo, a parte insomma, ecco, lo Spirito Santo che fa parte proprio del mio percorso per quanto riguarda Roberto, però ho a che fare con frequenze di vario tipo e quello che faccio è poi condividere quello che prima di tutto sperimento in prima persona. Quindi ogni tanto vengo, come dire, portato a toccare delle cose, quindi vengono anche fatte delle cose su di me e poi diciamo che ciò che penso che possa essere condiviso lo decodifico e faccio sì che questi diventino dei seminari, degli incontri, cose di questo tipo. Ecco, nei miei Bene. seminari poi viene data anche proprio l'energia cristica, a volte anche molto spesso la do anche nelle mie dirette a distanza, così proprio per condividere e per sollecitare le persone a questo tipo di risveglio, che questo canale è proprio, no? Perfetto, Bravo. proprio per questo, nasce proprio per questo, quindi. E quindi io e te ci siamo accordati che farai due dirette al mese, ma riuscirai poi a trasmetterci questa energia cristica attraverso il web? Certo, assolutamente. Già una cosa che ogni tanto faccio, quindi assolutamente può essere fatto. E il passaggio, questo tipo di passaggio, lo definisco, lo sanno le persone che mi conoscono, l'abbraccio di Dio, perché dà questo tipo di possibilità di essere completamente avvolti, abbracciati, e molto spesso ci fa risentire proprio quell'unità, anche se poi alla persona manca ancora molto per arrivare a quel tipo di unione, no? In maniera costante, soprattutto, però dà questo tipo di possibilità di andare a sentire quell'amore, quell'unione, la presenza del Padre dentro di noi, ok? Questo. Meraviglioso, senti, volevo condividere, la settimana scorsa ho parlato con Roberto al telefono, mentre parlavo con lui avevo brividi in tutto il corpo, una cosa pazzesca, un'energia fortissima che sentivo arrivare dal suo cuore al mio direttamente, per cui non so se voi state sentendo questa cosa adesso o sicuramente la sentirete quando Roberto ci parlerà più approfonditamente del suo lavoro nelle sue prossime dirette. Io volevo presentarvelo perché sicuramente è una persona che merita essere qui, e merita. È una parola un po' così, che necessita essere qui su Ponti di Luce perché sono sicuro che tante tante persone che vivono un po' qui e che sono sempre presenti con noi hanno proprio bisogno di sentire anche energeticamente con chi stiamo interloquendo e con chi stiamo parlando. Ovviamente tu lo sai, io insegno Reiki, quindi lavoro con l'energia costantemente. Sì. Sono avvolto dall'energia sempre, per cui le persone che sono molto dentro l'energia sentono la tua anima, Certo. il tuo cuore, quindi voglio dire, è importante anche poter pensare di creare dei ponti anche con
tutte le energie che ci ascoltano, ma anche con le energie che, invisibili che sono intorno a noi. Ovviamente non avrei mai pensato che a mezzogiorno di un giorno feriale fossero collegate con noi 45 persone. Ci Non sono tante siamo persone. Solamente noi, ma c'è anche il mondo invisibile che è intorno a noi. Per cui assolutamente. E voglio salutare degli amici che sono venuti a trovarci o hanno fatto perlomeno capolino qui oggi, che saranno sui Bridges of Light presto. E uno è il mio carissimo amico Salvo Disca, col quale ho trascorso un bellissimo weekend in Sicilia lo scorso weekend. E poi ho visto che c'è Luca Trapanese, che è mio ospite domani nel programma che si chiama Persone Speciali. Luca c'ha una storia straordinaria che non vedo l'ora di raccontarvela domani sera alle 21. Che altro dire, Roberto? Dico semplicemente che allora, prima di tutto è davvero meraviglioso avere un canale di questo tipo dove ci sono tante persone che, come dico sempre, secondo me, ecco, ciò che noi definiamo spirituale è poi la ricerca di noi, prima di tutto, no? Quindi che si donano questa possibilità di andare a ricercare con forza loro stessi, perché poi sappiamo che man mano che noi abbiamo questo. Diamo questa forza, questa spinta di andare in questa direzione, riusciamo sempre più a toccare noi e soprattutto a toccare Dio dentro di noi, perché poi ecco, è questo. Noi, penso che ognuno di noi per tanto tempo ha dato tanti nomi, no? Poi a questo tipo di ricerche, all'inizio nomi anche più materiali, ma poi sappiamo che in questa ricerca, in quel nostro richiamo che sentiamo continuamente, c'è proprio la ricerca di Dio, no? Perché poi è quello che ognuno di noi, perché la nostra anima sa perfettamente di cosa parla e che cosa vorrebbe, a dove dovrebbe ritornare, no? Quindi questa è la Sì. chiave. Quindi ecco, avere un canale come questo è meraviglioso, perché ci dà la possibilità poi a tante persone, poi sparse in varie parti, proprio di poter condividere tutto insieme. E poi sappiamo quanto è importante, no? Mettere insieme le energie per far sì che, insomma, poi questa spinta divenga ancora più importante, che possa portarci ancora più velocemente e con forza verso quello che è poi il nostro obiettivo, che è tornare a riabbracciare noi completamente, perché poi è Assolutamente. quel tipo di abbraccio che ricerchiamo, no? E Sì. quindi ancora grazie. Ecco, dico sempre alle persone: ricordatevi sempre che sì, ci potrà essere sempre qualcuno che vi potrà dare una spinta. Ci sono canali di questo tipo che ci possono dare una mano, però ecco, dovete esserci voi, dovete dare forza a voi, dovete avere quella forza, quella costanza giornalmente di, come dire, di andare in quella direzione, perché se non c'è questo desiderio grande, difficilmente poi si può realizzare, no? Quindi ci deve essere proprio, dobbiamo avere questo grande desiderio che va al di là di tutto il resto, perché è Ma attraverso è questo. un desiderio anche di andare insieme avanti e non essere isolati, ecco, bisogna andare tutti insieme avanti. Ti sei bloccato adesso? Eri bloccato per un momento. Sì, ho sbloccato, infatti non sapevo più che cosa fare. Allora, quindi Ok. ho visto che tu eri fermo. Io mi vedevo, ma tu eri fermo. Dico, c'è qualcosa che non va, forse. Ok, quindi ecco, mettere insieme tutte quante le nostre energie proprio per andare in questa direzione. Però ecco, ci deve essere questa spinta dentro di noi ad andare in questa direzione, perché Assolutamente. altrimenti difficilmente le cose possono avvenire. Dobbiamo prenderci, prima di tutto, ognuno di noi, la responsabilità di dare forza al nostro percorso. Ok? Assolutamente. Roberto, allora noi ti aspettiamo su Bridges of Light con le tue dirette. Adesso ci organizziamo per vedere quando poterle fare. Se Ringrazio. abbiamo tantissimi ospiti che premono di voler entrare, per cui faremo una Certo, scaletta. assolutamente. Sì, ma sicuramente troveremo lo spazio sufficiente anche per te. Io ti ringrazio e mi Grazie a sentiremo. te e grazie a tutti voi. Ciao Grazie. Roberto, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.
Bene, abbiamo parlato anche con Roberto Landi che sarà con noi presto. Adesso organizziamo una bellissima scaletta per voi, anche per l'estate, perché si avvicina l'estate, anche se il tempo qui è sempre un po' a ballerino. E, per cui organizzeremo delle bellissime cose anche per quest'estate e per tutto l'anno, ovviamente. Io adesso vi saluto e vi ringrazio sempre, e vi ringrazio veramente. Eravate a un certo punto 45 persone, ripeto, oggi è un giorno feriale, ma sono molto contento di questa energia che sento, molto forte da parte vostra. E vi lascio, prima di lasciarvi voglio fare gli auguri ad Oriana Filippi, che oggi compie gli anni, oggi è il suo compleanno, e ovviamente gli abbiamo dato il giorno di riposo perché non potevamo tenerla su Bridges of Light anche al suo compleanno. Per cui tanti auguri, Oriana. Oggi, questo pomeriggio, adesso vi darò 45 minuti per andare a pranzo e mangiare, e alle 13:30 avremo Anna Maria Squeri che aprirà le nostre dirette di tutta la giornata. Io vi ringrazio sempre dell'affetto, dell'amore che ricevo da tutti voi sempre, 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 e vi abbraccio fortemente e a presto. Ciao, 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 ciao. Grazie, grazie, grazie.